economico che evidentemente sul tema del danno, perché la mediazione è civile, non è penale. Cos'è che questo consente? Consente di subordinare l'accordo economico al ritiro della denuncia. Cosa che per tutti quei reali che sono superiori alla persona offesa si può fare. Pertanto, pensate come non è soltanto ha lavorato male, quantifichiamo la prestazione, la minore prestazione, c'è proprio un tema molto più complesso. Sì, sì, del subordinare quando possibile, perché ricordate che se il comune esce, fa il sopralluogo, verifica un abuso edilizio, procede d'ufficio, non solo il tribunale ma anche in commissione deontologica. Quindi per esempio chi vi consiglia di aspettare a fare la mediazione? Esatto. Aspettiamo, vediamo, vediamo un attimo, ma mi ha detto che magari troviamo una soluzione. Esce no, comune, tempo perso, esce comune, accerta, scatta il penale. E lì purtroppo non è come giornalista, che c'è lì invece la mediazione la faccio subito, perché quando io immediatamente ho la possibilità di trovare un accordo e non inasprire i rapporti delle persone che hanno sono relazionate con me, probabilmente piuttosto che sfrutto la riservatezza del mediatore, che verrà probabilmente a conoscenza di questo fatto, ma in quanto riservato non potrà farne altro uso che non aiutare le parti, anche a luce di questo fatto, di evitare che il fatto arrivi in comune e quindi in procura, e trovare una soluzione conciliativa che consenta di dirimerlo e risolverlo prima che degeneri, perché è un detonatore di una bomba. Esatto, una soluzione conciliativa a vantaggio di tutte le parti e quindi anche di noi architetti nell'eventualità di responsabilità che si profilano dal punto di vista anche deontologico. Facciamo una pausa e riprendiamo tra 15 minuti. Scusate solo un secondo, volevo fare un piccolo intervento prima della pausa, perché so che appena si pronuncia il nome pausa vi svegliate tutti, no? Pensando al caffè. Una cosa che poi riguarderà i casi pratici e i rapporti con i colleghi, ho monitorato anche oggi questa situazione, cioè l'iscrizione a corsi, no? C'è questo problematico. Sì, magari tanto non si iscrivono. Ecco, no, cioè questa, siccome sono soprattutto questi corsi dove c'è grande richiesta, con liste d'attesa lunghissime, forse saranno 3-4 fogli in A3 con tutti i colleghi iscritti, e molti che in realtà invece si sono iscritti correttamente poi non si presentano, quindi togliendo magari il diritto, il posto, chi vorrebbe poi partecipare ma vede una coda di 200 colleghi prima, magari dice non vado. Allora, questo atteggiamento che è sicuramente, insomma, non sì, molto corretto, sì. Diciamo a livello di rapporto tra colleghi, noi siamo, diciamo, il Consiglio stiamo monitorando questa situazione e vedremo un attimino anche come procede, si sta studiando le soluzioni che poi ne parleremo anche con il Consiglio di disciplina, probabilmente magari anche con il pagamento di un diritto di segreteria per chi poi dopo non si cancella o situazioni di questo tipo, insomma. Ok? Andate pure a fare una bella cosa.